Il Verona sta volando e le idee chiare di Ivan Juric sembrano calzare a pennello alla squadra che ha costruito. L'attuale ottavo posto in classifica, costruito grazie ai 12 punti ottenuti fino a questo momento, si è solidificato con il pareggio di San Siro, arrivato grazie a uno dei figli prediletti del tecnico. Mattia Zaccagni, erede della squadra che lo scorso anno aveva in rosa Kumbulla, Rammani e Amrabat, è in piena evoluzione. Un gol poi trasformato in autorete di Calabria e tre assist lo mettono di diritto nei migliori dell'Hellas di inizio stagione. L'altra grande scoperta, insieme al trequartista di Bellaria, è sicuramente Adrien Tameze. Il classe 94, arrivato dall'Atalanta, si è imposto al centro del campo, nel ruolo che fu di Amrabat, non facendo rimpiangere il marocchino. Ma è tra i giovani che Juric continua a pescare con precisione sopraffina. Matteo Lovato e Brima Colley e l'ultimo della nidiata gialloblu, Destiny Udoje, fanno del Verona la vera patria del talento. Lovato, classe 2000, sembra aver ormai preso il posto che fu di Kumbulla lo scorso anno, mentre l'ex Atalanta Colley ha già messo a referto 6 presenze, candidandosi al tridente titolare più volte in stagione. L'ultimo diamante da sgrezzare ha invece debuttato proprio a San Siro contro il Milan. Destiny Udoje, classe 2002, ha alle spalle un secondo posto agli europei under 19 e dalla sua un fisico straripante per imporsi sulla sinistra. Se questo Hellas non vi sembra vero, basterà chiedere al Milan di Pioli, schiaffeggiato nel primo tempo da Juric e costretto a rincorrere questa banda di ragazzini per un pareggio amaro. Sul nostro sito troverete gli articoli completi che raccontano di tutti i giovani di casa Hellas.